si brucia tutto nella vita. Resta soltanto questa piccola parola. Sì, amore mio. Grande saluto, un abbraccio, per dare subito la parola al nostro sindaco Fabio Catasciato, però come dicevamo prima, due assessori del sindaco a omaggiare un grandissimo artista, una bellissima persona. Questo credo sia l'applauso che Gianfranco si merita fin dall'inizio. Sì, anch'io ovviamente mi lego all'omaggio, perché la nostra stasera è un omaggio a diverse cose. Allora, la prima al titolo, il volto della creatività. Oggi siamo alla fine di novembre e ogni anno alla fine di questo mese festeggiamo la festa della Toscana, che sarà poi ufficialmente domani. La festa della Toscana è inutile ricordare il valore che abbia, l'importanza quando è stata istituita, no? Nelle feste più giovani, più fresche, una delle ultime, è una festa vera, la nostra festa, inventata 10 anni fa, questo è il 10° anniversario, ogni anno, dal primo anno che fu dedicata alla fine, alla pena di morte, all'abolizione della pena di morte, la festa toscana ricorda gli editti di Pietro Leopoldo, fino ad oggi ogni anno è stata dedicata a un tema. Il tema di quest'anno è appunto l'arte e la creatività, ed è un tema su cui probabilmente in Toscana abbiamo molto da dire. Proprio per questo abbiamo costruito questo fine settimana con molti appuntamenti e molti eventi. È iniziato ieri mattina con un incontro che Igor Mitorai ha fatto a Fiesole con le scuole, con i giovani ragazzi delle scuole fiesolane, proseguita ieri nel pomeriggio con il premio Fiesole Under 40 di letteratura, che ha festeggiato il suo 18° anno, e quindi con l'apertura della mostra di Filippo Sassoli alla Fondazione Primo Conti, e soprattutto il premio dato a Staino, a Keller e a Filippo Bologna. E prosegue oggi con la presentazione di stamani, ma soprattutto con l'omaggio a Gianfranco Draghi. L'idea di dedicare proprio a lui la festa della Toscana ci è venuta diversi mesi fa. I motivi sono chiari: Gianfranco vive con noi da molto tempo, un nostro grande cittadino fiesolano, è un artista poliedrico. La mostra che ha alcuni pezzi qui all'entrata del Museo Archeologico, ma si compone soprattutto nella sala dell'Antiquario Costantini, ci mostra tante cose, dai burattini ai tappeti, dalle sculture alle pitture, dai disegni a tante opere particolari, proprio che credo ricalchino la straordinaria personalità di Gianfranco, che è anche uno studioso, che è anche uno psichiatra, quindi mette insieme davvero tanti elementi, e quindi ci sembrava il modo migliore di dedicarlo alla creatività. La creatività oggi a Fiesole è rappresentata
da Gianfranco Draghi, e su questo festeggiamo la festa della Toscana. Ma l'idea di questa mostra, vorrei dire, l'abbiamo avuta diversi mesi fa, quando dedicammo una giornata, una mattinata, nella sala del municipio a Gianfranco, che nella sua poliedricità e nella sua straordinaria capacità di fare arte e di creare cose, ha avuto anche un periodo molto difficile, circa un po' più di un anno fa, quando tante sue opere hanno rischiato di essere perse, purtroppo in una vicenda dolorosa che ha riguardato la sua casa e l'incendio, insomma, la vicenda che tutti ricorderete. E proprio da lì ci venne in mente che dobbiamo essere vicini agli artisti, e proprio da questo punto di vista l'opportunità di fare una mostra con lui durante la festa della Toscana ci sembrava un fatto quasi naturale per la nostra città. Quindi oggi festeggiamo la creatività, la nostra festa, lo facciamo insieme al nostro autore, al Comune di Fiesole, a Stefano Di Rosa, che l'ha organizzata, l'ha curata, ha curato anche questo bel fascicolo, insomma, che ricorda tutta l'esperienza di Gianfranco. A Stefano vorrei dare subito la parola, perché credo sia la persona più indicata a spiegarci il percorso di questa giornata. Grazie. Grazie, buonasera. Mi riferisco, mi allaccio immediatamente alle parole pronunciate dal sindaco, dall'assessore alla cultura. Abbiamo Gianfranco Draghi, artista e personaggio, e abbiamo da ricordare, da celebrare una giornata importante per la Toscana, l'insegna della civiltà. E questo è il punto che con Gianfranco abbiamo messo a fuoco durante le conversazioni precedenti, la scelta delle opere e l'allestimento delle medesime. Il senso di civiltà del fare artistico. Gianfranco è un artista che a questo senso ha dato un significato particolarmente profondo e importante. Nella sala dell'Antiquarium Costantini vedrete dipinti, vedrete opere in bianco e nero, opere su tessuto, burattini dalle facce e dalle forme ineffabili, vedrete delle sculture. Quindi vedete una serie, di una campionatura, perché io ho scritto che Gianfranco potrebbe tenere in questo momento almeno 3 antologiche contemporaneamente, malgrado l'incendio che ha rovinato alcune cose. Ma vorrei subito dire questo, che conoscendoti, caro Gianfranco, l'incendio può essere stato per te una forma di creatività eraclitea. Ecco, per cui chissà che da quel fuoco non nasca un altro fuoco dentro di te, e che ti spinga veramente verso quelle forme di creatività in te così forti, genuine e inesauste che tutti quanti noi ci auguriamo. Quello che stiamo per vedere, dicevo appunto, è una campionatura. Nei dipinti ho scelto soprattutto dipinti femminili, perché questo signore ha grande confidenza con le forme femminili, con i volti delle donne lo intrigano in maniera molto particolare. Quando si è fatto gli autoritratti si è fatto molto barbuto, ha celebrato se stesso nelle forme del nascondimento, delle forme dell'occultamento della propria immagine. Le femmine, le donne invece gli danno un altro senso di sorpresa, di meraviglia, di stupore, di incantesimo prolungato nel tempo. Le forti capigliature, lo scatto, le torsioni del volto femminile e spesso anche certi scolci di sotto in su che sono in lui fonte di meravigliata apprensione. Le sculture sono quasi tutte anch'esse forme di ritratti femminili, con un cavaliere che è particolarmente importante, un cavaliere con tanto di lancia. Lo vidi questo cavaliere nella sua abitazione, nel suo studio, era bello, particolarmente bello. Dopo la patinatura è diventato ancora più bello, sembra che abbia aumentato di volume, ha preso uno slancio, ha preso una forma, ha preso una capacità veramente impressionante di dialogare con lo spazio e con la luce. E questo è il piccolo grande mistero che si ripete sempre puntualmente con la scultura, quando è particolarmente bella e importante. I burattini sono burattini, direi, non ludici. Sono burattini quasi di impianto psicologico e psicoanalitico. Sono forme grottesche. Sono forme grottesche che paiono attingere più che al gioco al senso junghiano dell'archetipo. E ci ha lavorato, si vede Gianfranco, con un impegno lucido che tiene presente anche appunto non soltanto del suo impegno come artista, ma del suo impegno di uomo di cultura, impegnato anche nel gettare ponti tra le scienze e le culture di derivazione umanistica. Infine i tessuti.
sui quali vorrei poter allestire una mostra in futuro di più grande respiro, perché sono pochi gli artisti italiani, specialmente da 45 in poi, che hanno lavorato sul tessuto. In Francia non è così. Jean-Louis Sapp, per fare soltanto un nome, è stato un pittore che dopo gli anni 30 si è indirizzato sul tessuto, portando la pittura, e che pittura, tutte le derivazioni cubiste, tutti i retaggi surrealisti nel tessuto. Gianfranco ha ripreso questa splendida, questa pagina d'arte, ed è anche questa una forma, io credo in lui, di versatilità rinascimentale. Di versatilità rinascimentale, perché è chiaro che in questo caso, nel caso cioè dei tessuti, lui ha lavorato con l'impegno di botteghe, con l'impegno anche di quella forma di cultura materiale, manuale, artigianale, di cui si è innervato il nostro Rinascimento. Quindi un artista particolarmente bello, importante, perché in perfetto equilibrio nell'asse toscana, nel Colle Etrusco, fra la tradizione e la modernità, fra la conservazione di una certa civiltà e l'impegno anche di carattere civile, latamente politico, nobilmente politico, che all'impegno egli ha voluto dare attraverso una ricerca onestissima alla quale stiamo per rendere omaggio.